fantastiche qui negli Stati Uniti. Benvenuti al circuito delle Americhe. Guardate con che calore viene accolta la Formula 1 qui negli Stati Uniti. È un entusiasmo che deriva da generazioni di gran premi memorabili. Bruce McLaren mise a segno la sua prima vittoria a Sebring nel lontano 1959, mentre la vittoria di John Watson nel 1983 detiene ancora il record per la posizione di partenza più bassa di tutti i tempi per il vincitore di una gara. Ci sono 10 curve a sinistra e 10 a destra qui sul fantastico circuito delle Americhe. Le opportunità di sorpasso non mancano, soprattutto in curva 1 e alla 12. Su questo tracciato antiorario da 5,5 km dovremmo vedere delle velocità medie di circa 200 km orari. Come sempre sono in compagnia di Luca Filippi. Parliamo un po' di neri. Nessuna penalità o attenuante, solo una qualifica non brillante e una posizione di partenza deludente. Certo, nella monoposto è deprimente alzare lo sguardo e rendersi conto che la linea di partenza è lontanissima. Il lato positivo è che è una macchina veloce e può recuperare in fretta. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Grazie al giro perfetto di ieri, Kimi Raikkonen parte dalla pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Verstappen, Daniel Ricciardo e Bottas, Sainz, Hülkenberg, Magnussen e Romain Grosjean, Perez, Ocon, Fernando Alonso e Gasly, Leclerc, Neri, Stoffel Van Dorn e Brandon Hartley. Stroll e Marcus Ericsson completa la griglia. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Ben fatto, buona partenza. Bel sorpasso.
decimo posto, sei in zona punti ora. Da adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Safety car in uso, rallenta e mantieni positivo il delta. Virtual safety car in uso. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Se pensi di poterlo superare, aumenta l'uso delle RS e portalo in modalità sorpasso. Il distacco dalla prima è 9,1 secondi. Splendido, bella mossa. Thank you.
finestra del pit stop si è aperta. Devi rientrare ai box a questo giro. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Lance è appena rientrato ai box. Lance ai box. Per favore, riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria.
bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Lo fai sembrare facile. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,4 secondi. Distacco dalla prima posizione è 19,2 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri.
sei all'ultimo giro. È la fine della gara, ci vediamo nel palco più 1. A qualsiasi parte nel mondo, le bandiere con il cavallino rampante sono ovunque, sugli spalti, e oggi sventolano ancora più forte, sul gradino più alto, ancora una volta, c'è la Ferrari. Ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Kimi Raikkonen conquista la vetta della classifica piloti. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Direi Neri. Ha saputo sfruttare al meglio le gomme senza perdere velocità. Un'abilità che torna molto utile nella Formula 1 moderna. E ora passiamo ai costruttori. I punti di vantaggio della Ferrari sugli inseguitori aumentano. Dopo questo weekend frenetico, penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Alla prossima!